Gli auguri del presidente della provincia per le festività pasquali. Ad Oliveto Citra, latte d'asina a marchio CE. Presentata la fiaccola dei giochi della provincia di Salerno 2012. Bentrovati con il TG di informazione salernitana.it. Le istituzioni lavorino insieme per pensare ad un'organizzazione stabile della nostra provincia. È il messaggio del presidente Edmondo Cirielli che nell'augurio alla comunità salernitana per la Pasqua auspica una sinergia tra gli enti a partire dal comune di Salerno. CSTP, piano territoriale di coordinamento provinciale e termovalorizzatore, gli altri argomenti affrontati nell'intervista. Una settimana dopo il no alla ricapitalizzazione del Consorzio Salernitano del Trasporto Pubblico, quali sono le novità? Beh, innanzitutto c'è una disponibilità del presidente Caldoro a riconoscere le giuste ragioni dei salernitani che sono state negate negli ultimi 15 anni, purtroppo mi dispiace fare la polemica, dal PD e dal centrosinistra, che ha previsto un diverso rimborso chilometrico per le corse di Napoli, Caserta e Salerno. Ovviamente è una situazione che il presidente Caldoro ha ereditato, adesso gliel'abbiamo posta, non è più pensabile che si può pagare diversamente le corse delle varie province. L'altro aspetto positivo, insomma, che stiamo recuperando un'azione comune insieme a Salerno, insieme al sindaco di Salerno, credo che sia giusto che entrambi lavoriamo al di là delle differenze, delle posizioni, nell'interesse della nostra provincia. La questione del termovalorizzatore, i senatori salernitani del PDL in un'interrogazione a ministri Cancellieri e Clini chiedono chiarezza. Sì, io ne ho parlato con loro, abbiamo fatto una riunione, io per una questione di correttezza, visto che sono anche presidente della provincia oltre che parlamentare, non ho fatto io questa interrogazione, però sono rimasto molto male perché dopo 8 mesi la prefettura di Milano se ne esce veramente con un'informativa che insomma è inutile. 8 mesi, noi non abbiamo gli strumenti per poter verificare bene la situazione. C'è una informativa tipica sulla Daneco che da un lato dice che è tutto a posto, da un'altra avanza alcuni dubbi, e per carità, per fortuna non compete a me, perché non sono io l'incaricato, c'è un ingegnere, un RUP che deve prendere le sue decisioni, però su una gara così importante, mentre stiamo per avere un'infrazione comunitaria da 500 milioni di euro perché non facciamo impianti in Campania, con le banche che aspettano, perché l'opera verrà finanziata dalle banche, quindi a differenza di Acerra dove è stato lo Stato a versare 300 milioni di euro, se la Prefettura di Milano, anziché darci precisamente i dati, se la cava così con una nota poco chiara, mi sembra che sia giusto che i parlamentari salernitani protestino col governo, perché il governo dovrebbe essere il primo in testa a voler fare l'opera. Poi decidessero loro quale ditta è più idonea dal punto di vista morale, per me è indifferente, io sono perché l'opera si realizzi, perché come cittadino campano so che è importante avere un secondo termovalorizzatore ed è importante che la Campania non abbia una sanzione dall'Unione Europea e perda dei fondi. Il Consiglio Provinciale nell'ultima seduta ha approvato il piano territoriale di coordinamento provinciale, un traguardo importante per la sua amministrazione, nonostante le critiche dell'opposizione. Qualcuno ha parlato di obbrobio. Beh, guardi, le critiche veramente mi sembra insomma un po' ridicole. Il piano è stato curato dal professor Alberto Cuomo, mi sembra insomma che chi gli fa le critiche dal punto di vista accademico non gli può neanche pulire le scarpe all'architetto Cuomo, quindi veramente insomma opposizione di lana caprina e strumentalizzazioni. La verità è che è un'opera storica, negli altri anni le amministrazioni precedenti provinciali non sono riuscite a fare quest'opera, noi abbiamo lavorato insieme alla Regione che già ci ha dato un avallo, siamo la prima provincia campana che fa il piano dei piani, è un piano che aiuta i comuni, non dimentichiamo che su 158 comuni solo 9 nella nostra provincia hanno fatto il loro piano urbanistico comunale, e la dimostrazione è che in 2 anni l'architetto Como insieme agli altri professionisti Adinolfi e Consiglio del Balzo, con ovviamente l'ufficio piani che è diretto magistralmente dall'architetto Bonadia e della provincia insieme all'assessore Ferro, hanno fatto un lavoro straordinario, importante, è un piano che non ingessa il territorio, un piano che riscopre l'identità, le vocazioni economiche e le tradizioni del nostro territorio. Mi sembra che sia una cosa veramente fondamentale che abbiamo fatto in questi anni e la provincia ha lavorato bene.
Presidente, si avvicinano le festività pasquali, qual è il suo augurio e dove passerà queste feste? E ovviamente io le passo nella nostra provincia, che è la provincia più bella d'Italia, e anzi invito i salernitani a fare le vacanze nelle nostre zone diciamo turistiche, dalla costa amalfitana a quella cilentana, la Piana del Sele, a mangiare cibi, a bere vini salernitani, e approfittatene, ecco, insomma, per capire quanto è bella la nostra provincia, e noi dobbiamo essere i primi a valorizzarla. E poi, ecco, auspico che dopo Pasqua si riesca a lavorare tutti insieme, a cominciare col Comune di Salerno, nell'interesse della nostra provincia, che insomma è un po' maltrattata nella regione Campania, e lo ribadisco, su questo dobbiamo essere chiari, certamente non per colpa del Presidente Caldoro, anzi, che in questi 2 anni ha invertito un senso del comportamento, del trattamento che stiamo avendo dalla regione Campania, solo che ovviamente Caldoro, come Cirielli, come De Luca, sono tutte persone pro tempore. Noi dobbiamo pensare all'organizzazione stabile della nostra provincia e dobbiamo sicuramente vedere meglio la nostra collocazione sul piano istituzionale. Si è tenuta a Palazzo Sant'Agostino, alla presenza del presidente della provincia, l'onorevole Edmondo Cirielli, la seconda lezione del corso Giovani, Europa e politiche del gruppo del Partito Popolare Europeo. Mediterraneo e infrastrutture, il ruolo della Campania nell'area Euromed è il tema del corso, che ha come obiettivo avvicinare le giovani generazioni alle politiche europee del PPE. Al convegno hanno preso parte l'onorevole Nicola Formighella, coordinatore per il gruppo PDL della Camera e il PPE, l'onorevole Erminia Mazzoni, presidente della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, e Mario Valducci, presidente della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati. È stato presentato a Palazzo Sant'Agostino Viviamo Cilento, lo Slow Festival in programma dal 26 al 30 aprile tra Pollica, Castellabate, Casalvelino, Lustra, San Mauro Cilento, Serra Mezzana e Perdifumo. 5 percorsi tra i luoghi più suggestivi del Cilento, 4 rendezvous gastronomici in linea con la filosofia slow e 5 straordinari eventi musicali, uno dei quali al tramonto con Vinicio Capossela. Alla presentazione del programma hanno partecipato il vicepresidente della provincia di Salerno, Antonio Iannone, il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, il consigliere provinciale e sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, il direttore artistico della rassegna, Giovanni Sparano, e il project manager, Salvatore Marisei. Diritto e discriminazione, norme a tutela delle identità violate è il titolo del convegno svoltosi a Palazzo Sant'Agostino, organizzato dall'Associazione Frida in collaborazione con l'Associazione Libertà Identitarie e la Commissione Pari Opportunità della provincia di Salerno. Intervenire sull'educazione degli individui e sulla loro cultura, in modo da poter creare una nuova società meno incline alle discriminazioni e alle disuguaglianze, l'obiettivo dell'incontro. Viviamo in questo momento in cui la discriminazione la fa da grande, anche perché le leggi non sostengono parimenti le categorie, ma soprattutto le differenze, tutto ciò che è diverso oggi ha il sapore di assenza legislativa. Ci siamo e siamo ben felici di essere qui. E siamo ancora più felici di essere con Martina Castellana, con Morena Rapolla, con Lunar. Quindi una serata con tante persone interessanti, quindi tanti spunti di riflessione. Al convegno ha partecipato anche l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che dal 21 al 28 marzo ha organizzato la settimana contro il razzismo. Un convegno molto importante perché dimostra l'attenzione verso questi temi. Il mio ufficio si occupa di discriminazione, si occupa di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione, ed è questa, voglio dire, l'importanza del mio, voglio dire, della mia presenza e del mio intervento. L'assessore all'agricoltura Mario Miano ha visitato ad Oliveto Citra la prima azienda sperimentale campana riconosciuta con marchio CE sulla filiera del latte d'asina, Maria Grazia Petrizzo. I'm
pare che i re ebrei cavalcassero solo asini, mentre gli egizi riconoscevano nell'asino una forza occulta della natura. I greci invece riconoscevano nell'asino il dio della sessualità e della lussuria. Cleopatra e Poppea facevano dei bagni nel latte d'asina, ma anche l'imperatrice Sissi, per arrivare al XIX secolo, quando in Francia si introdusse il modo di allattare i neonati orfani direttamente al seno dell'asina. Siamo nell'azienda insalata Oliveto Citra, un'azienda di eccellenza che imbottiglia e commercializza latte d'asina, e c'è un ospite speciale in questa azienda che è l'assessore all'agricoltura della provincia di Salerno, Mario Miano, che ha accompagnato questa azienda in un processo virtuoso. Sì, è proprio vero, abbiamo creduto in questa impresa pure perché trattasi di un'attività eroica, quella attività di eccellenza, di nicchia, e che in pochi hanno creduto, ma noi come provincia di Salerno abbiamo accompagnato quello che era il desiderio da una parte degli imprenditori, il progetto imprenditoriale della ditta insalata, e dall'altra quello che erano le opportunità. E la provincia che cosa ha fatto? Ha accompagnato l'incontro di queste due esigenze, quella dell'imprenditore da una parte e quella dell'opportunità dall'altra, per arrivare a quello che è il risultato odierno. Siamo nell'azienda unica nel meridione, perché produce latte di asina e perché imbottiglia nella stessa azienda e commercializza in tutta Italia, e la maggiore produzione di questo latte è destinata oltretutto agli ospedali del territorio nazionale. Siamo con Alfonso Gallo, veterinario aziendale. Abbiamo appena visto una fase della mungitura, però la mungitura qui viene meccanicamente, anche perché il latte è di qualità, certificato prima dell'imbottigliamento. Certamente, infatti la fase di mungitura è una fase abbastanza particolare e delicata, che deve essere eseguita secondo dei protocolli ben precisi per garantire appunto la sicurezza alimentare al consumatore. Successivamente alla mungitura viene eseguito un trattamento termico che allunga lo shelf life del prodotto e successivamente imbottigliato. Tutto il latte prodotto in azienda segue dei protocolli analitici abbastanza rigidi che vengono eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, in quanto l'azienda è convenzionata con questo ente privato che ne garantisce la qualità microbiologica e le caratteristiche organolettiche del latte, appunto per conferire un prodotto di alto valore nutritivo e di qualità ineccepibile al consumatore. Assessore Miano, siamo arrivati al centro di imbottigliamento del latte d'asina, dove il titolare dell'azienda sta contribuendo a farci vedere le fasi di imbottigliamento di questo prodotto di eccellenza della provincia di Salerno, ma non solo, di tutto il meridione. Sì, siamo giunti proprio a quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi con la sottoscrizione del protocollo d'intesa, ed è una soddisfazione per l'amministrazione provinciale e per tutti coloro che potranno toccare con mano, che quando si vuole realizzare, quando come ingrediente si pone un progetto credibile, lo si può anche accompagnare. Questo è il caso in cui un progetto si è realizzato ed è un progetto che è unico sul territorio nazionale. Signore Elia, qui viene il trattamento termico del latte, tutto il processo come funziona? Allora, il latte appena munto esce dalla sala mungitrice negli appositi contenitori, li versiamo nel pastorizzatore, dove viene portato a temperatura di 72 gradi per 3-4 secondi. Poi dopo il latte scende a una temperatura di 4 gradi, così dopo viene imbottigliato. E in questa visita del tutto speciale all'azienda insalata c'è anche l'Università Federico II di Napoli con il ricercatore Vincenzo Veneziano, che ha collaborato fin dall'inizio con questo progetto del tutto sperimentale che adesso è in fase di realizzazione vera e pura. Sì, è da un paio d'anni insomma che stiamo lavorando su progetti di ricerca con l'azienda insalata per valutare in modo particolare le patologie a cui possono essere soggetti gli asini, in quanto paradossalmente si conosce ben poco da un punto di vista scientifico sull'asino e si mutua spesso quello che si è studiato sul cavallo sull'asino, per cui stiamo facendo tutta una serie di indagini sulle patologie, e la finalità
è quella di assicurare praticamente una sanità nel latte, latte d'asina che ha delle caratteristiche molto simili al latte di donna, viene consigliato infatti anche in modo particolare nelle allergie alimentari. Assessore Miano, non ci rimane altro che assaggiare il latte d'asina prodotto qui in provincia di Salerno, ma oramai gustato in tutta Italia. Sì, questo è un momento piacevole della giornata, anche perché noi abbiamo la possibilità di assaggiarlo qui in territorio salernitano. Presentato nella sede del Comitato Provinciale del CONI, il percorso della fiaccola creata per i giochi della provincia di Salerno 2012. Ivana Romano. Nel rispetto della tradizione dei giochi olimpici dell'antica Grecia, anche per i giochi della provincia di Salerno si accenderà una speciale fiaccola olimpica. La sua particolarità è rappresentata dalla S, raffigurante la tomba del tuffatore dei templi di Pestum. 9 chilometri è il totale del percorso della fiaccola che partirà dal porto di Agropoli e arriverà al Tempio di Nettuno per la cerimonia dei giochi della provincia di Salerno che si apriranno il 9 giugno a Pestum. Fino al 23 giugno il binomio sport-cultura caratterizzerà le attività sportive dei 120 atleti che parteciperanno alla manifestazione. Un itinerario culturale tra le eccellenze del nostro territorio, la Certosa di Padula, i templi di Pestum, le grotte di Pertose e la costiera Amalfitana. All'incontro sono intervenuti il presidente del CONI Salerno, Guglielmo Talento, l'assessore provinciale allo sport Antonio Iannone e il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, Amilcare Troiano. Nasce a Padula il Museo del Cognome, uno spazio culturale dove è possibile apprendere come fare ricerca sulla propria famiglia. Maria Grazia Petrizzo. Nel centro storico di Padula è nato il Museo del Cognome. Non molto distante dal municipio, al piano terra di una casa del Settecento, Michele Cartusciello, appassionato di genealogia ed onomastica, accompagna i visitatori in un originale percorso per offrire un supporto a chi con i propri mezzi vuole svolgere una ricerca sulla storia di famiglia e delle generazioni che l'hanno preceduta. Nel museo, oltre alle immagini di documenti d'archivi civili, parrocchiali e notarili, si può usufruire anche di una postazione internet ed una piccola biblioteca per eventuali ricerche al fine di ricostruire il proprio albero genealogico. Un viaggio interessante nella storia del cognome per trovare informazioni sconosciute sui propri antenati di cui non si è nemmeno a conoscenza. Anche noi ci siamo incuriositi ed abbiamo sfogliato manuali e dizionari per riconoscere l'origine regionale di alcuni cognomi, la loro diffusione, l'etimologia, le varianti, la fama e la fonte. Nel Museo del Cognome di Padula, unico in provincia di Salerno, non mancano spazi dedicati al fenomeno dell'emigrazione, con una mostra di vecchie foto e documenti riguardanti il viaggio di intere famiglie valdianesi verso le Americhe. Il museo è aperto dal martedì alla domenica, con orario prolungato il sabato fino alle 23. L'ingresso è gratuito. Questa settimana con la rubrica Intramenia siamo andati a Villa De Ruggero a Nocera Superiore, dove l'amministrazione provinciale ha inaugurato il nuovo parco, il servizio di Luisa Tornitore. L'impianto neoclassico Villa De Ruggero rinasce a nuova vita. Conserva le forme ma in stile contemporaneo. Andiamo. È la fusione di stili, di materiali e tecniche apparentemente diverse che costituiscono l'estetica di Villa De Ruggero. Ed è così che la funzionale armonia neoclassica si contamina di elementi romantici, fino ad accogliere l'espressione geometrica di artisti come Manuel Cargaleiro. Se nel giardino storico la funzione si piega al vezzo dell'orpello, la stessa si esalta e si modernizza nell'esposizione dedicata alle arti applicate. Le opere di Dolker e Kovalyska sono rappresentazioni concrete di quanto teorizzato da Gropius nel Bauhaus. Arte e artigianato sono figlie della stessa madre e come sorelle devono dialogare.
confronto che si nobilita attraverso la presenza imponente della natura, che si declina in forme, colori e profumi. A Sala Consilina l'associazione Ragazzi di San Rocco ha ricostruito la Via Crucis, che si è snodata per le strade cittadine e nelle chiese del centro storico. Il servizio di Maria Grazia Petrizzo. Per le strade di Sala Consilina e nelle chiese del centro storico è andata in scena la 22esima edizione della Via Crucis interparrocchiale, organizzata dall'associazione Ragazzi di San Rocco. 70 figuranti in costumi d'epoca hanno ripercorso le stazioni della Passione di Cristo. Alla suggestiva rappresentazione, oltre ai sacerdoti del territorio che hanno collaborato per la riuscita dell'evento, ha preso parte il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. La comunità salese ha accompagnato il cammino doloroso di Gesù verso il luogo della sua morte. L'ultima stazione si è svolta nel piazzale della chiesa di San Rocco con grande partecipazione di pubblico. La processione si è snodata per le vie della città in un'atmosfera suggestiva, fra pie donne in costume, centurioni, antichi romani e semplici fedeli che hanno recitato preghiere e canti. La rievocazione storica della Passione di Cristo, ricostruita dai Ragazzi di San Rocco, ha trascinato in una toccante rappresentazione dal vivo l'intera comunità che si prepara a celebrare la Santa Pasqua. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona Pasqua.